ciurma, io sono Mezzetesse e oggi siamo qui su Europa Universalis 4 con il mio amico Jalinar. Ciao Jalinar. Ciao a tutti. Che ci mostrerà un po' le novità del DLC di Europa Universalis 4 che è appena uscito, con un brevissimo accenno su quello che sono alcuni cambiamenti importanti della patch che ha cambiato molte cose, per cui per un discorso più approfondito vi lascio poi un link in descrizione della pagina del forum di Pop Italia dove ne parliamo un pochettino più approfonditamente. Siamo qui in una partita in multiplayer dove faccio da observer, lui sta giocando con i Ming. In realtà la partita è appena iniziata, l'abbiamo appena startata, perché i Ming sono probabilmente lo stato più importante per questo DLC per mostrare le novità. Decisamente. Dunque, da cosa iniziamo a parlare, Jalinar? Beh, io guarderei la meccanica che riguarda tutti i paesi del mondo, che è quella delle età, delle epoche storiche. È questa piccola icona, con un tramonto che c'è in alto al centro. E ci apre questo menu che fa parte del DLC Mandate of Heaven e che è una meccanica che divide l'intero arco temporale del gioco in quattro grandi epoche: Age of Discovery, delle riforme religiose, dell'assolutismo e delle rivoluzioni. Queste epoche vanno avanti col tempo, non c'è modo di influenzarle. Sostanzialmente danno al giocatore dei nuovi obiettivi paralleli a quelle che di solito si pone, ad esempio la conquista o diventare imperatore. Qui vediamo che Ming ne ha già soddisfatti due alla partenza, il che ci dà subito l'idea di quanto sia potente Ming in questa patch. Ci sono degli obiettivi che quindi cambiano a seconda dell'epoca. Raggiungere gli obiettivi da splendore, che è questa nuova meccanica, raggiunti 800 punti di splendore, è possibile sbloccare uno dei bonus al momento oscurati in rosso. Sono dei bonus che non sono niente male, ma non sono nemmeno un qualcosa per cui il vicino che l'ha sbloccato è troppo più potente di me, non posso farci nulla. Se si sbloccano tre di questi obiettivi, si può anche avviare una Golden Era, ovvero l'epoca d'oro, che dà dei grossi bonus per solo 50 anni, però. È un 10% di sconto a tutti i costi in Monarch Point, in punti monarca, più 10% al morale e ai beni prodotti. Diciamo che questa delle epoche storiche è una novità che in realtà si è già vista in qualche altro gioco strategico. Sì, esatto, cioè nel senso si è letto in giro effettivamente che non è così un discorso del tutto originale, ecco, da casa Paradox. Già, diciamo, è presa un po' in prestito, però non è neanche una cosa così che influenza così tanto il gioco, per cui senza DLC non si può giocare, ecco, come potevano essere la possibilità di sviluppare la provincia di Common Sense. Poi un'altra delle grandi novità è giustamente la patch totalmente focalizzata sull'Oriente, quindi a parte questa meccanica il resto riguarda tutto sommato unicamente l'Oriente. Scusa, volevo solo chiederti Sì. un'altra cosa riguardo proprio dell'età. Ci sono, mi sembrava di leggere, degli eventi che fanno scattare, diciamo, l'età successiva. Non è un arco temporale, ma più che altro un evento. Almeno vedevo l'età della riforma, quando appare la religione protestante, in pratica passa all'età successiva. E ci sono degli eventi del genere anche Quindi per le successive. compare la riforma protestante e dopo 120 mesi si sblocca l'età delle riforme. In più compare anche una clessidra Ah, mentre giochiamo che 120, ci avvisa ok, che sta per sfinire l'età in cui siamo, quindi noi sappiamo già che arriverà una nuova epoca storica. sì. Ah, ci avvisa per se vogliamo fare gli obiettivi in pratica. Perché poi Sì, ci ricambia avvisa anche all'era perché tutti i successiva. bonus che noi sblocchiamo, ad esempio qui il primo ci permette di sbloccare l'editto che ci dà meno 5 all'arrest, al discontento. Noi lo sblocchiamo, però ce l'abbiamo finché siamo nell'età delle scoperte, quindi appena si sblocca la riforma protestante, anche se noi siamo in Cina e non abbiamo nulla a che vedere con la riforma protestante,
sappiamo che da lì a poco perderemo questo bonus. È un modo per spaccare in quattro l'arco temporale del gioco, però ci sono ampi avvisi che stiamo per perdere questi bonus. Idem la Golden Era, che è una feature non innovativa, ma quando l'ho triggata la prima volta è fantastico perché diventa tutto dorato lo schermo, cioè tutti i menu hanno i bordi dorati, quindi ti dà proprio l'idea che Bello. sei qualcun altro. Però a parte questo, i bonus che dà non sono tali per cui tu puoi conquistare il mondo in quei 50 anni, sono dei bonus più 10% morale e 10% di sconto a tutto, certamente molto forti e certamente vuoi raggiungere l'epoca d'oro il prima possibile rispetto ai tuoi rivali, però non è nulla di che. Rispetto a, ad esempio, l'essere una great power, una grande potenza che invece ti permette di orientare molto di più il mondo. Sì, esatto. Great Power che è una dinamica aggiunta da un altro DLC. Una dinamica di Rise of Man, che è l'ultimo DLC uscito prima di questo. Bene, quindi questo è per Dicevo, l'impero quanto cinese. riguarda in generale il discorso delle quattro età. Che questo appunto, come si stava dicendo un attimo fa, riguarda tutti gli stati. Passiamo ora invece a parlare più di Ming. Sì, Ming hanno una meccanica tutta loro che di fatto gli concede un sacro romano impero equivalente. Infatti c'è l'iconina qui in basso che apre la nuova meccanica dell'Empire of China, Sì, l'impero di voi forse Cina. che state vedendo il video ce l'avete parzialmente coperto nella mia webcam, però cioè, è in basso a destra proprio esattamente dove è quella del Sacro Romano Impero. Ecco, se clicchi vedi che anche la grafica del menu ricorda un po' quello dell'impero. In basso, invece che avere i principi dell'impero, hai i tributari dell'impero. I tributari è una nuova meccanica introdotta con questo DLC. Di fatto sono dei mezzi vassalli, forniscono all'imperatore di Cina, che non è detto che sia Ming, perché noi partiamo come imperatore, ma chiunque abbia una religione orientale o sia un'orda può provare a prevaricare Ming e diventare il nuovo imperatore di Cina. Il Diciamo discorso che del mandato celeste. sì, funziona in modo simile alla meccanica del Sacro Romano Impero, ovvero c'hai un modificatore positivo o negativo che cresce, raggiunto una certa soglia, ti permette di sbloccare degli editti o delle riforme, che diciamo sono sostanzialmente legati a quanti tributari hai. È bello essere imperatore di Cina perché sostanzialmente hai un sacco di bonus. Infatti, se vedi Un po' le. come l'Austria all'inizio, partendo da Eh sì, se vedi i bonus imperatore. che danno le riforme non sono affatto male. Ad esempio, noi già possiamo partire facendo un decreto. E tra i vari decreti c'è questo qua, il primo, espandere la burocrazia di palazzo, che ti dà subito un meno 10% al costo dello sviluppo delle province, un meno 10% al costo di fare i core sulle province conquistate. Quindi. E noi possiamo già Ottimo. partire Ed è cliccandoci, permanente anzi, mi sembra. questo In. bonus? Questo bonus credo sia permanente finché Finché abbiamo il il mandato nostro mandato celeste. celeste è in mano nostra. Quindi io lo clicco subito e attiviamo questo editto, questo decreto lo chiama lui. Ah no, però dice che scade nel 1454. Ok, abbiamo scoperto che ha una durata. Ok, dura 10 anni, però nulla mi vieterà, ad esempio, tra 10 anni di sviluppare un altro decreto, perché i decreti credo. Si spenda questa risorsa che sostituisce la legittimità, c'è cioè questo cappellino cinese, Sì, la che è la meritocrazia. meritocrazia, che sale o scende a seconda di quello che combiniamo sostanzialmente. Noi possiamo accumularla, possiamo ad esempio accumularla spendendo punti militari esattamente come la legittimità. E così facendo sblocchiamo questi decreti. Gli altri decreti sono, Dove, beh, alcuni scusa, sono. com'è che andiamo ad aumentarla la meritocrazia? Mi sono Ah, se vai perso. nella seconda tab del menu, quella del governo, vabbè, questo è un modo veloce per Sì. aumentarla, però c'è cioè, rinforzare governo, io spendo 100 punti militari e me li converte in meritocrazia, in questo caso perché non abbia leg la legittimità. Chiaramente Ok. chi non ha il DLC vedrà la legittimità come fosse sempre stata. Tutta questa meccanica dell'impero cinese, l'impero celeste, è legata al nuovo concetto di stato tributario,
la Cina, o meglio Ming, parte già con dei tributari, si vede nella mappa diplomatica che ad esempio la Corea e tutta l'Indocina è sua tributaria, il che ci dà l'idea che, diversamente dal Sacro Romano Impero, Ming debba agire, debba fare qualcosa per ottenere nuovi tributari, ovvero guerre sostanzialmente, oppure agire diplomaticamente, aumentando le relazioni a un certo livello. È possibile che una nazione abbastanza piccola possa decidere volontariamente di diventare tributario. I tributari li vediamo nel menu dei soggetti, quindi il penultimo, e vediamo che Ming parte con 10, credo, tributari, e su ognuno di questi si può cliccare per vedere cosa ogni anno Ming, l'imperatore, chiede loro. Per esempio, su Malacca, niente, vedevamo prima. Sì, sì, ad esempio, Malacca, sono tutti già impostati sull'oro, quindi ogni anno Malacca ci dà 13 ducati. Può sembrare poco, però sommando ad esempio tutti i tributari si potrebbe arrivare a qualche centinaio di ducati, soprattutto considerando che l'obiettivo della partita di Ming non è tanto conquistare territori lei stessa, ma fare più tributari possibili, in quanto il mandato celeste è strettamente legato a quanti tributari abbiamo attorno, quanti tributari confinano con noi. Possiamo chiedere anche punti amministrativi, diplomatici e militari, oppure manpower, il che lo rende una feature peraltro non unica di Ming. Possono fare tributari qualsiasi nazione con religione orientale, oppure un'orda. Quindi, ad esempio, con la Great Horde, la Grande Orda, possiamo rendere tributari la Russia, volendo, subito all'avvio di partita, se ci riusciamo, tramite guerra, ovviamente. E cosa volevo dire? Quindi i tributari vanno a influenzarci quello che è il punteggio del mandato? Quello che ora stiamo perdendo, insomma, diciamo, di 0 a 0. Sì, al momento siamo in negativo, il nostro mandato sta perdendo, però possiamo ad esempio mandare una richiesta a Cam di diventare nostro tributario, vediamo se accettano, nella tab diplomatica delle influence actions, cioè establish tributary, e loro sono ben disposti a diventare nostro tributario. Io clicco qua, leviamo la pausa, appaiono in 1000 pop-up, ma il nostro Cam è diventato subito tributario. E quindi adesso andiamo a vedere, là abbiamo meno 0,05, perché i non tributari ora sono diminuiti. Perché appunto, sia i tributari confinanti ci danno dei bonus, più 0,07 in questo caso, sia quelli che ci confinano che non sono tributari ci danno un malus. In questo caso meno 0,12, esatto. Ed è per quello che stiamo perdendo allo start dei punti punti del mandato celeste, non so come si chiamano questi. E però, tra l'altro, quello sì, che ci mostravi tu della tab diplomazia adesso nell'interfaccia di produzione, abbiamo sì, parecchi stati che già possono essere resi tributari già allo start, oltre a Cam, sì, già pacificamente adesso, diciamo, esatto, già pacificamente, senza bisogno di particolari sforzi. Ci sono qua Wuzhang, Assam, eccetera eccetera. E tra l'altro vedevamo prima quanto sia effettivamente molto comoda questa nuova interfaccia della diplomazia, diciamo, rapida. Sì, l'hanno chiamato macro builder diplomatico, e è molto comodo perché, ad esempio, se clicco direttamente su un nome, ad esempio, una precisazione, anche questa è un'aggiunta del DLC. Sì, questa è un'aggiunta del DLC a pagamento, però effettivamente questa è per tutti gli stati del mondo, non solo per Ming, ovviamente. Sì. Però, ad esempio, posso cliccare direttamente sul nome Aixi, che è il primo tra quelli che vorrebbero diventare nostri tributari, ci clicco sopra e automaticamente mi apre la pagina in cui gli mando la richiesta. Io mando confermo e non ho più necessità di andare nel menu di Aixi
della nazione bersaglio e andarmi a cercare l'opzione, quindi è Sì, veramente poi tra l'altro rapido. devi sempre aprire, cioè espandere e far collassare i menu perché non ci stanno tutti insieme delle opzioni diplomatiche. Così è molto più veloce, E così è certo. Ad esempio, molto. vediamo subito chi accetterebbe una nostra alleanza. E E ti dà tra 5.000 di l'altro una verde visione nella molto nazione. d'insieme, effettivamente, di quanto è la condizione di tutti gli stati intorno, ecco. Ma che poi neanche intorno, perché qua credo che stia mostrando praticamente tutti quelli che abbiamo conosciuti. Esatto, tutti quelli conosciuti compaiono. Li mette in ordine di quanto siano propensi ad accettare una nostra alleanza, in questo caso, nel caso dell'alleanza. Nell'altro caso che abbiamo visto Esatto, è molto prima. comodo questo perché, ad esempio, ci fa vedere uno che è proprio sulla soglia dell'accettare un'alleanza. Se siamo disperatamente alla ricerca di alleati, aumentiamo le relazioni con uno che è prossimo a diventare di opinione positiva, ma qui li vediamo tutti subito con un'occhiata. È vero che è un cambiamento epocale, perché con questo menu diventa molto più facile gestire situazioni come penso al Sacro Romano Impero. Oppure, ad esempio, alle guerre, ai pericoli di coalizione. Cioè, perché riusciamo a vedere subito, con un'unica occhiata dove sono le nostre possibili, ancore di salvezza. Perché, ad esempio, possiamo fare 23 matrimoni reali con Ming in questo momento, mentre solo 10 alleanze. Però di solito, se facciamo un matrimonio reale, sblocchiamo l'alleanza. In più, la prima tab di questo sottomenu diplomatico è quello che di fatto permette di costruire delle macro e alloca in maniera automatica dei diplomatici. Se io clicco su più su countries vicini, confinanti, lui manda automaticamente un mio diplomatico qua, Mo Luo, leviamo la pausa, a migliorare le relazioni con, in questo caso, con Chagatai. Lo sceglie lui da solo. Quando ha Sì. finito di migliorare le relazioni con Chagatai, passerà allo stato successivo. Sì, là probabilmente c'è Anche questo uno non è un. script che ha fatto la Paradox, speriamo che sia ben funzionante, in cui seleziona gli stati che diciamo ci interesserebbe di più, con cui ci interesserebbe di più migliorare le relazioni. Non mi aspetto, per esempio, che il diplomatico in automatico vada a migliorare le relazioni con il nostro rivale. No, infatti, però è possibile scegliere dove li mandiamo. Ad esempio, io posso mandarne uno a migliorare le relazioni con i vicini, uno ad esempio con i nostri subjects, quindi in questo caso con i tributari, e uno invece con i countries minacciosi. Tra l'altro, sono curioso di vedere chi è che sta cercando di minacciare Ming. Credo sia ridicolo a questo livello, dato che siamo È una la di Corea gran lunga la. forse, credo che l'ha mandato. Sì, la Corea è nostro tributario, quindi direi io. Oh, no, è Yanzhou, una delle tribù Yurchen, che storicamente hanno formato Manchu e poi hanno rubato di fatto il mandato celeste a Ming come King, Sì. E diventando la quindi nuova Yanzhou, il dinastia piccolo Yanzhou imperatrice. ci sembra terrorizzante in questo momento. Ma mi sembra curiosa come cosa. Eh Comunque, beh, diciamo però che può effettivamente essere non ha comodo altre se. opzioni, cioè No, nell'intorno infatti non lui è che trova ci sono quelli. Quando dei. raggiunge 200, cioè il massimo possibile, il diplomatico automaticamente torna a casa e viene rispedito a un'altra nazione. 200 C'è anche questa è. opzione. 200 non è nel caso Sì, dei vassalli, dei tributari, perché negli altri mi sembra che sia 100, Sì. no? Il massimo del. Esatto. Sì, 100. Poi cliccando semplicemente sull'iconcina del diplomatico, sempre su questo sottomenu, il diplomatico smette di lavorare in automatico e torna a nostra Torna a disposizione. disposizione. È Che. comodo. Paradox Interactive ha detto che è una di quelle feature dopo le quali, dopo averle provate, non ci si può più fare giocare senza. Io credo che sia sicuramente una cosa molto comoda. Però ecco, non è certo fondamentale per giocare. Sì, no, non è Ti leva un po' di indispensabile. microgestione. È un po' come quando è uscito Res Publica, che sembrava la rivoluzione del mondo, poter mettere il focus su un tipo di Monarch Point, che dici, Cribbio, cioè averlo è Sì. una gran bella possibilità, perché è l'unico modo in cui puoi switchare ad avere più, un pochettino di più di amministrativo rispetto a militare, se sei un monarca, per esempio, molto spostato su un altro.
su un altro tipo di focus. Il focus militare, ad esempio, all'inizio è una cosa che metto subito in tutte le partite qua con Ming, non ha molto senso. Però paradossalmente, in quel caso non è indispensabile, cioè nel senso si può giocare benissimo anche senza. No, non è indispensabile, chiaramente puoi giocare tranquillamente senza e conquistare il mondo anche senza quella feature o questo Diplomatic Macro Builder. Però tra le due, il focus ai punti monarca ti dà effettivamente un vantaggio rispetto al tuo vicino che magari non mette il focus, perché tu puoi arrivare prima di lui a una tecnologia militare. Invece questo Macro Builder diplomatico è solo un qualcosa di comodo, cioè se non ce l'hai ti evita di sprecare tempo dei diplomatici alla fin fine, cioè ci sono quei momenti in cui dici creepy, ho due diplomatici che mi sono tornati a casa e mi sono dimenticato di utilizzarli, che ne so, per andare a migliorare le relazioni con l'altro piuttosto che aumentare lo spy network. Ecco, infatti sarebbe bello se permettessero tramite questa finestra di mandare in spionaggio anche dei diplomatici. Però credo che sia una delle features, delle meccaniche che una volta introdotte subiranno delle modifiche nel tempo, magari delle migliorie, perché così effettivamente è abbastanza abbozzato. Già così comunque, insomma, è una cosa molto comoda. Esatto, e quindi con questo andiamo a concludere. Ci sono altri elementi? Ah, no, ti porterei in Giappone DLC, a fare un esatto, piccolo zoom sui... Non più i Ming, ma il Giappone. Che al momento in realtà per quanto riguarda il Giappone ci sono delle modifiche legate al DLC, ma quelle più grosse fanno parte della patch gratuita, ovvero intanto ci hanno regalato un sacco di daimyo in più, ovvero questi vassalli dello shogun, dell'imperatore in realtà, di fatto dello shogun, e non solo, a molti di questi hanno dato delle idee nazionali, e si dice già che alcune delle idee nazionali di alcuni di questi daimyo sono molto sgrave, nel senso che hanno dei bonus non indifferenti alle idee militari, disciplina, morale, per cui c'è chi dice il Giappone è la nuova Prussia. In più ci sono sempre se riesce province a uscire dal macello che è la guerra tra i daimyo all'inizio. Sì, chiaro, se riesce a uscire dall'inizio. Però anche qua questa meccanica è cambiata. Prima adesso vedi a Kyoto non c'è il Giappone, c'è Ashikaga, ovvero lo shogun che in questo momento storico, nel 1444, è in mano Kyoto e ha in mano anche tutti i daimyo, infatti che sono a lui sottomessi. Prima era necessario fare una guerra per diciamo prendere il trono dall'imperatore, adesso è necessario unicamente prendere Kyoto. Se un qualsiasi altro daimyo prende Kyoto, diventa lui il nuovo shogun e tutti gli altri daimyo possono decidere se inginocchiarsi di fronte a lui o se diventare ribelli e iniziare una nuova guerra per diventare sostanzialmente il nuovo shogun. È come se la Paradox avesse preso il loro gioco Shogun e l'avesse incapsulato all'interno di una patch. Non è chiaramente a quel livello di profondità, Shogun era proprio dedicato interamente al Giappone, però i daimyo hanno un sacco di nuove meccaniche, che qua non possiamo vedere perché stai giocando con Ming. Sostanzialmente lo Shogun può fargli fare tantissime cose, molto più che un normale vassallo. Può ad esempio, per dirne una su tutte, chiedere se un daimyo ha un buon generale, che ne so, un generale con 3 stelle, lo shogun può prenderselo, può requisirlo, dice quel generale adesso lo uso io. È una cosa che può fare chiaramente solo nell'area giapponese. Sì. E poi invece che fa parte della questa parte del DLC, diciamo le meccaniche legate ai daimyo, un'altra parte legata al DLC è quella che va a sistemare, a migliorare parecchio due religioni che sono, manco a dirlo, due religioni orientali, sono il confucianesimo e lo shintoismo. Lo shintoismo ha una meccanica totalmente legata a quanto il Giappone è chiuso o aperto rispetto al resto del mondo, quindi è molto legata all'isolazionismo, ha una parte come di storicamente è stato il eventi giapponese. Sì, infatti, ma tu puoi giocarlo in maniera opposta, quindi puoi essere molto aperto rispetto al prossimo. Invece la parte del confucianesimo nella schermata religiosa, qua possiamo vederla perché è la religione di Ming, abbiamo la possibilità, qua c'è un simbolo cliccabile, di
armonizzarci con un'altra religione confinante. In questo caso, cliccandoci sopra, compare Pagan Group, Theravada o Vajrayana, quindi buddisti o animisti. E io, ad esempio, posso scegliere Theravada e ci dice che armonizzandoci con questa religione, di fatto, alla fine di questo percorso, che durerà un bel po', che ricorda vagamente la vecchia occidentalizzazione, noi avremo, oltre al confucianesimo, anche questo tipo di buddismo come nostra religione di Stato. Proprio così, cioè noi con il confucianesimo possiamo avere più di una religione. Ci armonizziamo con le religioni vicine e avremo vari bonus permanenti, al momento permanenti, poi vediamo se non nerfano questa parte, perché è molto forte. Chiaramente una Ming che confina con cristiani, induisti, animisti, buddisti, shintoisti, avrebbe tutti i bonus se riuscisse ad armonizzare questo tipo di religione. Quindi sono dei bonus belli grossi. Adesso non so esattamente in questo... Noi partiamo già con Mahayana come religione armonizzata, ci dà meno 7% al costo delle idee, quindi non è un bonus proprio piccolino. E questa è una delle feature appartenenti al DLC, quindi a pagamento, che peraltro in questo momento abbiamo concluso di discutere. L'unica altra che potrebbe aver senso vedere è quella legata all'assolutismo, che si vede dalla seconda schermata del tab, quella del governo, del menu, c'è corte governo, c'è una piccola catenella, non so se la vedi, di fianco, sì. Ok, quella catenella, se ci lasci sopra il mouse, è l'assolutismo. Sono due anelli di catena intrecciati. E, al momento è bloccata perché si sviluppa dalla terza epoca storica, quella dell'assolutismo, per l'appunto. E sostanzialmente hanno rimosso la monarchia assoluta come forma di governo e invece hanno introdotto questa meccanica per cui più è assolutismo, meno costa alle province durante la pace, più hai disciplina, e puoi orientare l'assolutismo, può scendere o salire a seconda di come ti comporti nei confronti delle tue province, idealmente della tua popolazione, anche se qua non c'è il concetto di popolazione in Europa. Ad esempio, se abbassi l'autonomia su una provincia, aumenti l'assolutismo. Però è una meccanica... È una sorta di centralizzazione, insomma. Sì, esatto. È una meccanica che riguarda soprattutto le monarchie, perché purtroppo le repubbliche in questa pace ne escono con le ossa rotte un po', perché hanno meno 30 al massimo assolutismo possibile, che già non è facile da ottenere per una monarchia. Per una repubblica diventa ancora più ostico, il che vuol dire che le repubbliche avranno altri modi per espandersi. Quindi queste più o meno sono tutte le cose importanti del DLC. Ci sono altre meccaniche come la devastazione, la prosperità, che non aggiungono veramente molto. Sono della parte gratuita la devastazione, mentre del DLC la prosperità, che riguardano sostanzialmente quando una provincia viene devastata durante una guerra, produce meno beni. Ma non è una cosa che cambia il gioco. Esatto, e tra l'altro la prosperità invece che nel DLC è il modo per controbilanciare, diciamo, il fenomeno della devastazione, ecco. Quando uno stato, quindi un gruppo di province, non viene devastata per tanto tempo, esiste una possibilità, che è casuale, che viva un periodo di massima prosperità e quindi produca molto più beni e sia anche più facile sviluppare le province lì sopra. Però almeno per il mio stile di gioco non è una di quelle cose che stai a guardarci. Certo, se uno non fa molte guerre, magari sta lì a cercare di massimizzare la prosperità così da poter sviluppare più economicamente delle province, però vabbè. Esatto. Diciamo che abbiamo esaurito le caratteristiche. Quindi di questo DLC, possiamo... che comunque è bello corposo. Esatto, possiamo dire che i Ming, diciamo, hanno un gioco... A parte che, secondo me, come dicevamo prima, è probabilmente un altro buff ai Ming... Cioè il fatto che ormai hanno... Mentre un tempo implodevano sempre e boh, non c'era niente che potevi farci con i Ming per salvarli, erano praticamente spacciati. Adesso invece è sempre più facile che resistano e in più se riescono a gestirsi bene i tributari hanno davvero degli enormi buff, delle enormi possibilità
gestire completamente secondo i loro desideri l'area, diciamo, dell'Asia, più orientale. Però comunque ci Proprio aggiunge. così, in questo momento Ming è invincibile. Però ci aggiunge anche parecchie componenti diplomatiche che possiamo tenere sotto occhio. Cioè, oltre al discorso dei tributari, e quindi da dover controllare sia le guerre tra i tributari, come in analogia con quelle che sono le guerre tra i vassalli dell'imperatore, vassalli, tra i Principe, sì. principi, esatto, del Sacro Romano Impero, ci vincola anche un po' a tenere sott'occhio chi può aggredirci e chi può aggredire i nostri tributari. E perché dicevamo tra l'altro che se attaccano noi i tributari non entrano, se attaccano i tributari noi entriamo in guerra dal lato dei tributari. E in più questa dinamica della religione anche aggiunge qualcosina in più dal punto di vista meno bellico, ecco, per quanto riguarda i Ming, che quindi sono meno espansivi, meno blobbosi. Effettivamente, però, comunque mostruosamente forti dopo questo aggiornamento. Beh, i casi sono due, o giochi Ming e allora è una partita in cui veramente puoi fare quello che vuoi, cioè puoi salpare verso le Americhe e prenderti il colonialismo, mentre nessuno mai in Asia potrà mai neanche torcerti un capello, oppure puoi iniziare, che ne so, a conquistare pochi territori, ma abbastanza per raggiungere l'Europa e farti tributare tutto ciò che c'è nel mezzo. Oppure puoi non giocare con Ming e a quel punto, in questo momento, ovvero senza nemmeno una hotfix, perché siamo proprio alla primissima versione della patch 1.20, giocare in Asia se non sei Ming è difficile, molto difficile, perché di fatto dopo 100 anni Ming ha tutto tranne l'India come tributario. La Russia, in una mia partita che sto facendo con Lordadoro, non riesce ad espandersi oltre gli Urali, perché tutto ciò che c'è oltre gli Urali in Asia è tutto tributario di Ming. È chiaro che così diventa difficile giocare. C'è una possibilità, non esiste più l'esplosione di Ming come eravamo abituati a conoscerla, purtroppo, dico perché non capitava sempre, però diciamo aggiungeva Sì, il quel discorso che punto di prima non potevi giocare tranquillità con perché. Ming, adesso invece non puoi giocare con tutto quello che non è Ming. Perché in uno stato della zona hai le ali tarpatissime, cioè nel senso non puoi fare nulla. Cioè puoi espanderti solo all'esterno, ma di poco. Al momento la strategia migliore per giocare vicino a Ming, quindi diciamo giocando con la Corea, prevede di decidere volontariamente di diventare tributario di Ming, quindi pagargli un tributo annuale, annettere tutti gli altri tributari, perché tra tributari si può far guerra, non come tra vassalli, e una volta che si è cresciuti abbastanza, provare a prendere il trono di imperatore, che può essere preso con un casus belli apposita, ma comunque se Ming perde il trono di imperatore celeste, non perde i tributari, quindi comunque il suo vantaggio, diciamo, economico ce l'ha se anche non ha le riforme imperiali, diciamo, gli resta il suo sciame di vassalli, che non chiama in guerra se Ming fa una guerra offensiva, però sono un bello scudo perché prima di riuscire ad arrivare a confinare con Ming bisogna sconfiggere i suoi tributari. È una bella storia anche quella perché ogni tributario a cui si dichiara guerra, Ming interviene. Non ho ancora visto Ming rifiutare una chiamata contro un tributario. So che capita se il liberty desire del tributario è molto alto e se le relazioni sono basse. Sostanzialmente, se un tributario si rifiuta di dare un tributo a Ming annuale, Ming può rifiutarsi di scendere in guerra per difenderlo. Però dal punto di vista del giocatore è molto difficile perché non c'è un avviso che ti dice guarda che il tributario non sta pagando Ming, quindi può andarci in guerra. Quindi sì, in questo momento Ming è troppo forte e sbilancia parecchio la zona orientale. Bisognerà vedere poi dopo con eventuali hotfix se interverranno un minimo nella zona. Ci sono alcuni discorsi che di sicuro andranno sistemati, quindi un pochettino cambieranno. Io ne stiamo parlando proprio subito, quindi potrebbe essere che ci siano poi dopo dei cambiamenti magari anche su questa dinamica. Abbiamo visto comunque che per ora ci sono un paio di problemini che sono stati sottolineati. Uno l'abbiamo visto, diciamo, sottolineato in rete, che è quello dell'assolutismo che sembra non avere un massimo, cioè nel senso dovrebbe andare fino a 100, ma
sembra che così non sia, cioè si sono dimenticati di mettere il Si sono limite dimenticati di massimo. mettere un tappo all'assolutismo, per cui già in rete ci sono delle, anche su YouTube, gente che arriva a conquistare mezzo mondo in una sola guerra, proprio perché più alto l'assolutismo, meno costa alle province durante i trattati di pace. Quindi se tu vedi che Mosca ti costa 1% di war score, a quel punto è possibile tutto. Ecco, lì hanno fatto un piccolo errore, non si sono accorti, però è una cosa che sicuramente sistemeranno in una settimana. Invece, come bilanciare Ming rispetto al resto dell'Asia, servirà un po' più di lavoro. Sì. E altro piccolo bug che abbiamo scoperto da questo DLC o comunque da questa patch è il fatto che l'osservatore non può più smettere di essere osservatore, nel senso che se per sbaglio si seleziona osservatore all'inizio di una partita multiplayer, niente, non puoi più toglierti di dosso il tuo ruolo di osservatore salvo chiudere Europa Universalis e Beh, a riaprirla. proposito di multiplayer, si spera, dato che Joanna stesso, il capomastro di Europa Universalis, ha scritto che dopo questa patch non hanno più avuto problemi di stabilità, quindi nessun tipo di crash in multiplayer. Io adesso voglio proprio vedere se è vero, perché al momento le partite in multiplayer tra bug, crash, lag, di tutto e di più, Perdita di sono sincronizzazione, difficili tra da giocare. l'altro. Sì, è che come al solito vediamo sempre nuove, ma ci sono sempre problemi storici, tipo lo join non l'hanno mai risolto. Va anche detto che chi gioca in multiplayer credo sia meno dello 0,1% dell'intera popolazione dei giocatori di Paradox, quindi tutto sommato è anche comprensibile che loro vendano DLC ignorando un po' le lamentele di chi gioca in multiplayer. Però va anche detto che diamo fiducia. Loro hanno detto dopo questa patch non ci saranno più problemi. Vediamo, insomma. Ci Speriamo, risentiamo tra un po'. vedremo, appunto, al massimo ci risentiremo a fare un video di critica su quello che non funziona. Bon, quindi direi che abbiamo concluso con questo lungo video, credo, Sì, beh, il io chiudo discorso. giusto dicendo che questo DLC alla fine non è tra i fondamentali, è sicuramente dopo Art of War e Common Sense come importanza, senza i quelli non si può giocare Europa Universalis in questo momento, e forse anche meno importante di Rights of Man, ovvero l'ultimo uscito, che aggiunge i tratti delle personalità dei regnanti e tutta la dinamica delle grandi potenze. Ecco, quello che aggiunge questo DLC, quindi il sistema delle epoche storiche e anche il macro builder diplomatico, guardo solo le cose che non riguardano l'Oriente, ma tutti. Non è a quel livello di importanza, cioè, però tutto sommato lo pone tra i primi 4 o 5 DLC, quindi magari non da acquistare Sì, subito è se a non metà, giocati in diciamo, a Oriente. metà della classifica circa. Sì, è chiaro che se adorate il Giappone o la Cina è da prendere subito perché cambia totalmente Un l'esperienza po' di come questi giochi. Eldorado dava molto l'importanza all'area delle Americhe, se uno non ci gioca mai, non Esatto, è proprio aggiungeva molto specifico. particolarmente. Va bene, allora io ti ringrazio Jalinar e ringrazio tutti voi che avete visto il video fino a questo punto. Spero che vi possa essere stato d'aiuto, insomma, per farvi un'idea generale sul DLC e su minimo di informazioni sulla patch. Come dicevo prima, abbiamo in descrizione, avrò messo in descrizione il link alla discussione sul forum di WoP Italia a riguardo proprio degli aggiornamenti della patch, in cui discutiamo un pochettino più nel dettaglio i vari punti anche della patch gratuita. E niente, quindi grazie ancora Jalinar. Ciao a tutti! E ciao a tutti, al prossimo video.